220.000 euro per la riqualificazione delle scuole, 360.000 euro per la pubblica illuminazione e 400.000 euro per la messa in sicurezza delle strade. Il sindaco di San Valentino Torio, Michele Estrianese, annuncia alcune delle novità del bilancio 2016 che dovrebbe essere approvato entro la fine di aprile. Un incontro con il governatore della regione Campania ed un impegno forte di De Luca per il mantenimento dei livelli occupazionali alla Telis di Pagani. E questo il grido che si leva da via Filettine dallo stabilimento che ha chiuso i battenti. Una Pasqua amara per i lavoratori che si sono visti recapitare le lettere di licenziamento. Nuovo summit a Palazzo San Carlo con il sindaco Bottone per andare avanti nella dura battaglia che va avanti oramai da mesi. Pagani si prepara ai festeggiamenti in onore della Madonna del Carmelo, detta delle Galline. In vista dell'arrivo in città di migliaia di visitatori, il sindaco Salvatore Bottone ha inviato una missiva al prefetto di Salerno, Salvatore Malfi, per chiedere maggiori controlli in città. Nella lettera il primo cittadino ha fatto riferimento anche all'allarme terrorismo. Ticket Mensa Fasulli, scattano le denunce nella città di Angri. Anomalie sono state riscontrate su alcuni biglietti staccati presso il primo circolo. Enzo Avitabile tra gli ospiti d'eccezione dell'edizione 2016 dei festeggiamenti in onore della Madonna del Carmelo, detta delle Galline a Pagani. Tanti gli eventi previsti a partire da venerdì 1 aprile fino al 5 di aprile nella città di Sant'Alfonso, che si è già vestita a festa con toselli e il classico odore dei carciofi che si leva dai cortili. Commissariato il centro diurno per anziani di via Cristoforo Colombo ad Angri, a decisione dell'amministrazione comunale del sindaco Ferraioli, dopo alcune verifiche dalle quali sarebbero emerse presunte irregolarità. A guidare le attività del centro fino alle nuove elezioni per i prossimi 60 giorni sarà il colonnello Mario D'Antuono. Nuovo faccia a faccia a Palazzo di Città tra il commissario del Consorzio di Bacino Salerno 1 Fabio Siani e il sindaco di Pagani Salvatore Bottone. Sul tavolo la riorganizzazione del servizio, il nuovo piano industriale, ma anche la situazione debitoria con l'accordo, la transazione che è stata già siglata per il decreto ingiuntivo milionario che era arrivato già negli anni scorsi, ma c'è anche da definire la nuova situazione che si è venuta a creare dopo l'arrivo a Palazzo di Città di un nuovo decreto ingiuntivo da parte del Ministero dell'Ambiente per le emergenze rifiuti degli anni passati. Sapeva già tutto del disastro ambientale della cosiddetta Terra dei Fuochi. 20 anni fa conosceva nomi e trame di un sistema criminale composto da una cricca affaristica in combutta con la feccia peggiore della malavita organizzata e con le eminenze grigie della massoneria. Aveva scritto un'informativa rimasta per anni chiusa in un cassetto e ritenuta non degna di approfondimenti. Ha continuato il suo impegno depositando nell'ultimo periodo della sua vita un'altra informativa. Quest'uomo si chiamava Roberto Mancini, è morto il 30
aprile 2014, ucciso da un tumore. La sua storia è raccolta in un libro, Io morto per dovere, presentato a Sarno. Alle 9 in punto la Vergine del Carmelo, Madonna delle Galline, ha lasciato il santuario per attraversare le strade della città di Pagani. Le emozioni di sempre hanno scandito questo corteo lunghissimo che si concluderà soltanto nelle ore serali con il tradizionale scambio di doni dinanzi alla Basilica di Sant'Alfonso tra l'Arciconfraternita, Madonna delle Galline e i Redentoristi e poi il ritorno al santuario. Le tappe più significative, come sempre, quelle nel centro storico della città in via Matteotti, la via Lamia e in viale Trieste, casa Campetielli. Qui davvero i cittadini fedeli, tante persone giunte anche dai comuni limitrofi, da altre regioni italiane, abbiamo incontrato anche qualcuno che arrivava dall'estero, hanno accolto con calore la statua lignea della Vergine, sui balconi le coperte più preziose, il volo di coriandoli e di palloncini colorati e poi i fuochi d'artificio. Thank you.